domando di te. Se sono tornata a te, ti basta sapere che... Benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video vlog, questa volta dedicato a chi vince il Cantagiro del 1968. E a vincere il Cantagiro del 68 sarà Caterina Caselli. Se fra l'altro volete vedere la storia di questo magnifico Cantagiro del 68, il più bello di tutti per ora, assolutamente sì, vi ricordo che già l'ho raccontata la storia di questo Cantagiro, già è online, andate pure a vedere. Nel mio canale c'è anche un'intera playlist che parla di tutte le edizioni del Cantagiro, con tutti gli spin-off, dove vi racconto i cantanti dimenticati del Cantagiro, ma vi racconto anche i cantanti che lo vincono il Cantagiro, e in questo caso nell'edizione del 68 a vincerlo sarà proprio Caterina Caselli, di cui oggi vi racconto la prima parte di storia. Una Caterina Caselli fantastica, veramente stupenda, di cui oggi vi racconto la prima parte di storia. Quindi buona visione e benvenuti sul mio canale. Mi sapevi ridare il coraggio per farmi lottare. Se guardo te, io sono bruciata. Caterina Caselli nasce a Modena il 10 aprile del 46 ed è una cantante, produttrice discografica, attrice e conduttrice televisiva, conosciuta anche come Casco d'Oro per la particolare acconciatura che la caratterizzava nel periodo di maggiore successo, soprattutto nota al grande pubblico per una canzone, quella del 66, che era Nessuno mi può giudicare. L'infanzia di Caterina Caselli viene segnata da un tragico evento, perché nel 60, quando lei ha 14 anni, il padre si suicida, lasciando la moglie e le due figlie. Dopo un breve periodo di gavetta trascorso suonando il basso nei primi complessi che si esibiscono delle balere emiliane, a 17 anni partecipa alla rassegna Voci Nuove di Castrocaro. Nel 63 succede questo e lei arriva in semifinale. In quell'occasione conosce fra l'altro la Cinquetti, che poi diventerà una sua amica per tutta la vita. Viene notata dal discografico Alberto Carisch e scritturata dalla MRC, etichetta milanese fondata da Carisch qualche anno prima. Incide così il primo disco, si chiama Sciocca, e il lato B sarà Ti telefono tutte le sere, quest'ultima presentata a una puntata della trasmissione televisiva La Fiera dei Sogni di Mai Buongiorno. Un 45 giri però che non ebbe successo. L'anno successivo, dopo aver firmato per la CGD della famiglia Sugar, che poi diventerà sua, si mette in mostra al Cantagiro con Sono qui con voi, versione italiana di Baby Please Don't Go, canzone di Joe Williams. Perdono. Cento giorni, cento ore, non ha più colore la mia vita senza di te. Il colpo di fortuna per la Caterina Caselli arriva nel 66, quando Celentano si presenta a Sanremo con Il ragazzo della via Gluck, scartando una canzone che non ha voluto cantare Celentano, e già l'ho raccontato, fra l'altro, nella storia di Celentano. La canzone era Nessuno mi può giudicare, e meno male che non la canta lui, perché la canterà poi la Caselli, no? La canzone era in realtà già stata confezionata per lui e viene affidata poi alla giovane cantante modenese perché lui la scarta, no? E canterà appunto questa canzone in coppia con Jeff Pitney. In quell'occasione Caterina Caselli si presenta al pubblico con una conciatura bionda a caschetto ideata appositamente per lei da Vergottini, meritandosi il soprannome di Casco d'Oro, che l'accompagnerà per tutta la carriera, questo soprannome. Il festival viene vinto da Domenico Modugno, in realtà, con la Cinquetti Dio come ti amo, ma le maggiori vendite dei dischi in realtà saranno proprio quelle di Caterina Caselli e di Celentano, che venderanno più di 1 milione di copie. Ma la canzone della Caselli, in realtà quella che Celentano non ha voluto cantare, in realtà sarà la più venduta in assoluto, e cioè la canzone Nessuno mi può giudicare.
resta al primo posto nella classifica per 11 settimane consecutive. Sull'onda di questo successo, il regista Ettore Maria Fizzarotti la chiama per girare l'omonima pellicola sentimentale. A interpretarla sarà Laura Efrican, Nino Taranto e Gino Bramieri. Nessuno ne può giudicare in Spagna. Diventerà un grandissimo successo anche in Francia, perché sarà tradotta sia in spagnolo che in francese e sarà incisa, oltre che dalla Caselli, anche da Dalida. Fra gli altri successi di quell'anno va segnalata anche una cover della canzone Paint It Black di Rolling Stone, tradotta con il titolo Tutto Nero. Caterina Caselli! Nel 1966 la Caselli trionfa al Festival Bar con una canzone famosissima, Perdono, mentre con un altro disco che è L'Uomo d'Oro arriva quarta al Disco per l'Estate, questo sempre nel 66. Sempre nello stesso anno però Fizzarotti la sceglie anche come coprotagonista di un film commedia che si chiama Perdono, con Fabrizio Moroni e Nino Taranto, un musicarello nel quale la parte principale è affidata alla Efrican, che allora era la moglie di Gianni Morandi, lo sappiamo molto bene. L'anno dopo esce il suo primo album intitolato Caterina Meets the We Five Compilation dei suoi primi 3,45 giri. Il 33 giri è condiviso con il gruppo americano The We Five, che aveva esordito l'anno prima con You Were In My Mind, presente pure in questo album. In autunno esce un altro album, si chiama Casco d'Oro, e ci mette dentro È la pioggia che va dei Rockets, Puoi farmi piangere in versione italiana che sarebbe I Put a Spell on You, canzone in realtà d'esordio di Alan Price. Nel 67 partecipa di nuovo al Festival della Canzone Italiana, cioè Sanremo, presentando in coppia con Sonny Cher Il cammino di ogni speranza, che però non arriva in finale, anche se venderà veramente un buon numero di dischi. Ancora meglio vende quello stesso anno Sono Bugiarda, che sarebbe la versione italiana, con testo di Mogol, di I Am Believer, scritta da Neil Diamond e incisa dai Monkees nel 66. Sempre nel 67, in concomitanza con la trasmissione omonima da lei condotta insieme a Giorgio Gaber, pubblica il terzo album, si chiama Diamoci del Tu, ed è anche protagonista del film musicale di Ferdinando Baldi Io Non Protesto, Io Amo, con Livio Lorenzon, Tiberio Murgia e Mario Girotti, che ancora non si chiamava Terence Hill, Mario Girotti. Inoltre appare nel film musicale di Giorgio Bianchi, cioè Quando dico che ti amo, in cui sono presenti anche altri cantanti come Tony Renis, Lola Falana, Enzo Iannacci, Lucio Dalla, Jimmy Fontana e più che altro Anna Rita Spinaci, perché era quella che cantava proprio la canzone Quando dico che ti amo. Molte le canzoni di successo nel 68, anno in cui non va a Sanremo, e sono Il volto della vita, cover di Days of Pearly Spencer della cantante irlandese David McWilliams, e della quale esistono due versioni con testi diversi, con la quale vince il cantagiro. Poi c'è L'orologio con la quale partecipa al Disco per l'Estate, Il Carnevale, che è la mia canzone preferita della Caselli, che arriva sesta a Canzonissima, e Insieme a te non ci sto più di Paolo Conte. Sempre nel 68 interpreta un film di Enzo Battaglia, Non ti scordar di me, con Sergio Leonardi, conosciuto anche come Playboy, con Daniela Giordano. Nel 69 torna a Sanremo, questa volta lo fa con Johnny Dorelli. La canzone Il gioco dell'amore arriva in finale e arrivano ottavi. Sempre nel 69 canta 100 giorni, e sarebbe una canzone che serve da fondo musicale a una scena spettacolare di un film francese che è Il cervello, dove Silvia Monti scende in costume da bagno dal balcone di una villa utilizzando una corda. Nel 70 partecipa con Nino Ferrer a Sanremo, dove canta Re di cuori e arriva in finale, ma non convince del tutto gli acquirenti di dischi, e infatti venderà pochissimo questa canzone. All'inizio di giugno però, sempre del 70, partecipa, ma con scarsa fortuna, a un Disco per l'Estate con Spero di svegliarmi presto. E
la prima parte di storia di Caterina Caselli, raccontata tutta in un vlog, perché la Caselli ho voluto, diciamo, raccontare la sua storia in maniera molto più veloce, perché ha due parti ben distinte della sua vita: quella dove era cantante e quella dove invece diventa qualcos'altro, cioè una grande produttrice discografica che scoprirà un sacco di artisti. Allora, per non confondere troppo, volevo proprio dividere in questo modo la sua storia, proprio prima concentrarmi sulla Caterina Caselli per come l'abbiamo conosciuta, cioè come cantante di successo, e poi raccontarla come artista che resta dietro le quinte, ma che di artisti ne inventa e ne lancia tantissimi, che sarà una cosa che vi racconto la prossima volta, va bene? Perfetto. Allora, se vi piace l'argomento della storia dei cantanti e dei musicisti, vi ricordo che nel mio canale c'è un'intera playlist che parla di questo, come c'è anche l'intera playlist della storia del Cantagiro. Troverete lì dentro tutta la storia del Cantagiro vlog per vlog, ma anche gli spin-off dedicati a chi il Cantagiro lo vince e chi il Cantagiro lo ha fatto ma che non lo ricordiamo più molto bene. Allora, io vi racconto la storia anche dei cantanti dimenticati di questo Cantagiro, perché, come sapete, è l'argomento principe di quest'estate. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, io vi aspetto la prossima volta. Grazie, ciao Dale, ciao.